Ciao a tutti amici, buongiorno. Bentornati di nuovo sul canale con la nostra Giurma. Ci siamo persi Betta, è partita. Betta sta scaldando intanto. Ci troviamo sulle Dolomiti. Siamo tornati a casa. Spettacolo. Nel dettaglio sulle Dolomiti di Sesto. Questo per noi è il Tercimi di Lavaredo. Qua dietro il rifugio Auronzo. Il programma di oggi. Cosa andremo a fare oggi? Allora, partenza dal rifugio Auronzo, prima direzione Torre Toblin, seconda tappa Monte Paterno. Monte Paterno. Andiamo amici. Dolomiti. Sì. Nostre alpiniste. Allora amici, vi ho appena fatto vedere una ripresa aerea sullo spigolo giallo. Eccolo questo in alto. Stupendo. Quindi ragazzi, ricapitolando, ora direzione rifugio Locatelli per poi andare all'attacco della ferrata per la torre Toblin. Adesso abbiamo un bel panorama sulle tre cime e da lì riscenderemo per poi affrontare la ferrata del Monte Paterno e vorremmo fare il tramonto in vetta. Sperando. O perlomeno, più o meno per quell'ora lì. Oggi giornata top, senza vento, e andiamo. Ed ora in direzione Forcella Lavaredo, eccola qui, per poi andare verso i Locatelli, qua dietro il Paterno, qua su cima Passaporto. Eccoci giunti in Forcella Lavaredo, come sempre qua è pieno di gente, e qua lo spettacolo delle tre cime di Lavaredo. L'ovest, la grande e la piccola. Ora andremo verso i Locatelli per poi attaccare la torre Toblin, eccola qua dietro. Ecco qua la nostra Giurma. Eccoci giunti al rifugio Locatelli ed ora direzione Torre Toblin.
Allora, amici, per la ferrata Torre Toblin ci saranno due tratti di ferrata. Uno che percorreremo all'andata, che è un po' più tecnico, e un altro al ritorno, che è un po' più facile. Quindi si sale per una direzione e si scende per un'altra. Sì, è vero. Senti? Olè! Là! Capo, direzione sinistra. Sensore, anzi, sì, direzione sinistra, e poi scritto facciamo sulla vedere. Roccia. Sì. Ecco. E attaccheremo la Torre Toblin, questo massiccio qua sopra. Ora ci imbarchiamo, chita ferrata, caschetto, guantini, e attaccheremo la Torre Toblin. Ed eccoci all'attacco. Andiamo. Trasversale, muore. Lo zaino che... Dai,
Sono le 11:50. Va bene, dai. Buono, buono. Abbastanza tecnica, diciamo, molto di forza. Ed ora andiamo su.
Vai, vai. Ah, bravi ragazzi, vai. Grande Jack. Eccoci qua ragazzi, Torre Toblin. Con la ciurma. Grandi ragazzi. E allora riscendiamo per la parte opposta, ovvero qua dietro. La torre Toblin completata ed ora direzione Monte Paterno, eccolo là.
remo alla via ferrata, passeremo qui in cresta, poi dentro le gallerie, sbucheremo su questo canalone e attaccheremo la vetta dietro. Noi siamo venuti da quassù, Torre Toblin, rifugio Locatelli. Qua sopra noi abbiamo la salsiccia di Inner Kofler, eccolo qui, questo fantastico monolite. E qua sulla vetta è il Monte Paderno. Ora tiriamo fuori le torce e si va dentro al buco. E andiamo verso le gallerie. Vai Pippi. Lavaredo in inverno, un'esperienza unica. Ed eccoci usciti alla luce del sole. Uscite dalla galleria, si prende qui la freccia, si va a destra e andiamo su. Forcella del Camoscio e poi faremo l'ultimo tratto di ferrata per il Monte Paterno. Andiamo. Thank you.
Eccoci giunti alla forcella dei Camosci. Scusate. Ed ora direzione Monte Paterno. Si sale quassù. Eccoci qui l'attacco del Monte Paterno. Nostra scimmia check. E si va su. Carichissima, andiamo. Bello, si infuocano. Ed è croce di vetta. Thank you.
Allora amici, Monte Paterno conquistato e ora si torna giù a Rifugio Auronzo. Spettacolo della Gruta dei Toni al tramonto. Stupendo. Passaporto, questa qua dietro, e poi ritornare al Rifugio Auronzo. Siamo alle ultime luci del giorno. Siamo qui in Forcella, passaporto, e qua lo splendido tramonto. Ok amici, gallerie finite ed ora si torna giù alla macchina. Siamo qua di nuovo a Rifugio Auronzo, dobbiamo lasciare la macchina e si conclude così questa splendida giornata passata qua sulle Dolomiti di Sesto. Com'è andata ragazzi? Benissimo, bellissimo, cioè stupendo, paesaggi mozzafiato, bello bello. Adesso però andiamo a mangiare la pasta. E ora andiamo a mangiare, esatto. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per vedere le prossime avventure. E mettete like. Esatto. Ciao amici, alla prossima.